Finalmente! Aspettavo questo momento da sempre! È successo qualcosa in questo matrimonio! Gigo è stato rapito! Ah, che bello! È da un sacco che aspettavo questo giorno! Sarà bellissimo oggi! Ciao Anita, ci sei anche tu! Che bello! Sì. Sono troppo emozionata per il matrimonio della mia migliore amica! Anch'io sono emozionatissima! Gli sposi hanno scelto veramente un bel posto per questo matrimonio! È vero, è bellissimo! Sarà proprio un bellissimo matrimonio! Oh, grazie! Grazie. Brindiamo agli sposi! Agli sposi! Cin! Oh, ciao! Ciao! Ci sei anche tu! Certo, non potevo mancare al matrimonio della mia sorellina! Noi due ancora non ci conosciamo, io sono Greg. Piacere Alice, io sono la migliore amica della sposa. Ehi, ciao a tutti! Billy? Billy? Sì, sono proprio io, non me l'aspettavo di essere invitato a questo matrimonio. Non mi dire che farai degli scherzetti anche al matrimonio di Ginny? No! Mi raccomando, il matrimonio deve essere perfetto. Ok, ok, non farò niente, non farò nessuno scherzo, non vi metterò gli insetti nei bicchieri, no, non metterò i petardi nelle borsette, non farò niente di tutto questo. Ma dov'è lo sposo? Ancora non è arrivato. Beh, sicuramente starà arrivando, si doveva preparare per bene. Ciao ragazzi! Ciao, grazie di essere venuti al mio matrimonio. Non vedo l'ora che arrivi Ginny. Vi confesso che sono un po' ansioso, però è la prima volta che mi sposo. Oh, che carino! Sei vestito benissimo. Grazie anche voi, vi siete messi eleganti. Oh, Gigo, sono sicuro che in questo matrimonio non succederà niente di strano, ne sono sicuro. Ma sì, andrà tutto benissimo, non preoccupatevi. Va bene ragazzi, ci vediamo dopo. Ora io vado ad aspettare Ginny nell'altare. Okay. Voi accomodatevi, prego. Ok, prendiamo posto. Speriamo che vada davvero tutto bene stavolta. Sono un po' nervosa. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno. Ciao. Io sono Don Vitale. Tu dovresti essere... Ginny? Ma secondo te Ginny è la mia sposa? Io sono Gigo. Ah, ciao Gigo, buongiorno. Sei un po' agitato, è la prima volta che ti sposi, mi sa. Sì. Anche per me è la prima volta che celebro un matrimonio. Speriamo vada bene. Oh no, speriamo che non sarà un disastro. Ehi Anita. Sì? Ma chi è questo Greg detto Lorenzo? Io non sapevo che Ginny avesse un fratello. È il fratello cattivo di Ginny. Il fratello cattivo? Sì, infatti non so perché sia stato invitato qua. E per quale motivo è cattivo? Beh, è cattivo perché l'altra volta è successo che... La sposa! Wow, sei bellissima! Grazie! Oh, tesoro mio, sei arrivata! Finalmente! Aspettavo questo momento da sempre! Oh, si stanno abbracciando! Che carini! Scusate, io avrei una certa fretta. C'è il buffet che ci aspetta. Devo mangiare! Devi toglierle il velo! È vero! Ginny, sei stupenda! Oh, grazie! Anche tu, amore mio! Ah, troppo sdolcinato! Quanta dolcezza! Allora possiamo iniziare! Cani che fanno la cacca! Mi sa che mi sono sbagliato! Adesso possiamo iniziare! Cari invitati, siamo qui riuniti per unire insieme Ginny e Gigo. È il contrario. Ha invertito i nomi questo prete! Che stupido! Gigo e Ginny. Vai avanti, Vitale. Ah, quindi, Ginny e Gigo. Ah, questa volta ce l'ho fatta. Gigo, vuoi tu prendere la qui presente Ginny come sposa, anche se sputacchia parlando? Sì, lo voglio. E tu, Ginny, vuoi prendere il qui presente Gigo come tuo sposo, anche se fa le puzzette puzzolentissime? Sì, lo voglio. Sei sicura? Guarda che sono puzzolenti, eh? Non mi interessa. Ok, allora, i due lo vogliono, quindi a questo punto lo sposo può scambiare gli anelli. Gli anelli. L'anello! L'ho dimenticato o l'ho perso?
Se qualcuno ha qualcosa da dire, lo dica adesso oppure taccia per sempre! E io dovrei andare a cercare la... cioè, dovrei andare in bagno! Tu? Sì! Ma ti stai sposando? Lo so, ma ha troppe emozioni messe insieme, sai... dovrei andare, torno subito! Brigati però che io devo mangiare! Vabbè, allora vado a sistemarmi il trucco. Ma perché tutti quanti vanno via? È il mio primo matrimonio! E vabbè, allora 2 minuti di pausa a tutti quanti! Ah, e allora vado in bagno anche io. E allora io vado a fare i miei scherzi e vado a fare una telefonata. Speriamo che Gigo sta bene. Io nel mentre vado a sistemarmi i capelli. Ok. Vitale? Io vado a mangiare un pezzo di torta nuziale. Vitale, fermo, sì. Pensi sempre al cibo. Non si può mangiare la torta prima che venga tagliata dagli sposi. Ah no, allora magari chiamo gli sposi così ne tagliano una fetta e la posso mangiare. Aspetta, aspettiamo che tornino. Poi finalmente dovrai sposarli e poi potremo mangiare la torta. Non vedo l'ora, non vedo l'ora. Quanto cibo, un tavolo intero di buffet e la torta! Eccole. Sono tornati tutti, possiamo ricominciare. Scusate, eccomi, ora possiamo continuare. Manca lo sposo. Ma come? Dov'è finito? E se non mi volesse più sposare? Ma dov'è finito lo sposo? È già passato un po' di tempo. Speriamo che arrivi subito. Oh, ma come? Gigo non è ancora arrivato. Oh, povera Ginny, non voglio vederla soffrire per colpa sua. In questo matrimonio sembra che stia per succedere qualcosa di divertente. Chissà che cosa è successo, magari è caduto nel gabinetto. Uffa, forse è vero che non mi ama più. Ma perché tutte queste cose a me? Che cosa ho fatto per meritarmi tutto questo? Oh no, non sai quanto mi dispiace. Mi dispiace proprio tanto. Allora, dunque, cari tutti, visto che lo sposo non sta più tornando, mi dispiace, io direi di concludere qui e di andare tutti insieme a mangiare la torta! La torta nuziale! Andiamo a mangiare la torta, sì! Basta pensare alla torta, Vitale! Non vedi che Ginny sta male, poverina? Dai, sono sicura che Diego tornerà! Dobbiamo capire che cosa è successo! Ehi ragazzi, guardate! Guardate che cosa ho trovato! Ma questa è la cravatta di Gigo! Sì, è proprio la sua! Ho capito! È successo qualcosa in questo matrimonio! Gigo è stato rapito! Questo è un nuovo mistero da risolvere! E voi provate a risolverlo insieme a me! Cliccate mi piace qua sotto, guardate il video fino alla fine per scoprire tutti gli indizi e scopriamo assieme chi è il colpevole! Diamo il via alle indagini! Ginny, tocca a te essere interrogata per prima. Ginny, anche se tu sei la sposa, sei comunque una delle sospettate, perché prima che sparisse lo sposo, anche tu ti sei allontanata, quindi potresti anche tu essere una delle colpevoli. Oppure potresti essere andata a mangiare un pezzo di torta, non è vero? Ma no, Vitale, basta pensare alla torta! Gigo è sparito! Sì, hai ragione. Ginny, tu quando ti sei allontanata hai detto di essere andata a rifarti il trucco, è la verità? Sì, sono corsa a sistemarmi perché volevo essere perfetta per il mio amato. Ah, ok, bene, hai detto la verità. Ho soltanto un'altra domanda allora. Tu ami davvero Gigo e sei davvero sicura di volerlo sposare? Certo che lo amo! Io lo amo tantissimo e non sono mai stata più sicura di una decisione quanto adesso. Infatti sono disperata perché lui è stato rapito. Il mio matrimonio è stato rovinato. Mi manca tantissimo. Oh no, mi dispiace un sacco Ginny, ma non ti preoccupare. Noi adesso risolveremo questo mistero e ritroveremo Gigo. Passiamo infatti al prossimo sospettato. Billy, tu che ami tanto fare gli scherzi, nel momento in cui durante il matrimonio ti sei allontanato, dove sei andato? Di' la verità, raccontaci tutto. In quel momento io stavo facendo una chiamata
qua fuori. Va bene, va bene. Stavo facendo una chiamata dentro casa. Bene. Aspetta, non me lo ricordo. Va bene, vi dico la verità, non ho fatto nessuna chiamata. Stavo solo scambiando i regali per gli sposi con delle scatole vuote. Ma ve le immaginate la faccia degli sposi quando sarebbero andati ad aprire i regali ed erano vuoti? Troppo bello. Ok Billy, con te ho finito. Passiamo ora al prossimo interrogatorio. Alice. Alice, tu sei la damigella d'onore e migliore amica di Ginny. Hai qualche motivo per ostacolare questo matrimonio? No, assolutamente. Voglio troppo bene a Ginny per farle una cosa del genere. La macchina della verità non è d'accordo. Stai nascondendo qualcosa? No, non sto nascondendo nulla. È una bugia, ormai è certo che stai nascondendo qualcosa e il mio istinto mi dice che ha a che fare con uno dei due sposi. Prima della cerimonia hai parlato con uno di loro? Sì, prima del ricevimento ero insieme a Ginny e stavamo parlando dell'organizzazione del matrimonio e le ho fatto i miei migliori auguri per questa cerimonia e le ho detto che sono davvero tanto contenta per lei. Ok, passiamo ora a interrogare l'ultimo sospettato, Lorenzo, anche detto Greg. Lorenzo, anche detto Greg. Tu sei andato in bagno durante la pausa, proprio come Ghigo. In più, hai anche trovato la cravatta di Ghigo. Vi siete incontrati quindi? No, quando sono arrivato in bagno lui era già uscito. E invece, per quanto riguarda la cravatta, pensateci, se fossi stato veramente io, non ve l'avrei mai portata. Sembra che tu non la stia raccontando tutta giusta. Va bene, l'ho incontrato un momento, sembrava stesse cercando qualcosa. Però quando gli ho chiesto che cosa stesse cercando, lui è scappato via di corsa. Non è ancora del tutto chiara la tua versione, ma credo di essermi fatta un'idea. Non ci resta ora che andare alla ricerca degli indizi. Sì. È arrivato il momento della ricerca degli indizi e come in ogni video risolvi il mistero, andremo a vedere la parola segreta del giorno. Per tradurre anche voi la parola segreta, prendete il mio libro La città stregata e aprite la pagina dell'alfabeto segreto. Vediamo subito qual è la parola segreta di oggi. Questa è la parola segreta di oggi. Adesso so cosa devo fare. Andiamo! E ora, grazie al mio libro, ho scoperto che uno di voi nasconde qualcosa. Quindi ora dovrete tutti vuotare le tasche. Vediamo cosa nascondete. Iniziamo da te, Billy. Perché proprio da me? Dai, vuota le tasche, vediamo. Io non ho niente di che, ho solo qualche scherzetto, i vermi. La dentiera di nonno. E questa fa anche puzza. E poi c'ho una cosa che fa ancora più puzza ed è la mia cacchina. Prendila. Beh, direi che Billy non nasconde niente di sospetto, tranne i suoi soliti scherzetti. Tieni queste cose. Trattali bene, questi sono i miei giochi divertenti. Uffi. E ora tu, Ginny, che cosa nascondi nelle tasche? Io non ho le tasche. Ah sì, è vero, l'abito da sposa non ha le tasche. Allora non sei una delle sospette. E ora tu, Lorenzo, vuota le tasche. Ok. Una chiave? Questa potrebbe essere la chiave dove è rinchiuso Ghigo. No, te lo giuro, non c'entro niente, non è niente. Questa la potrei riprendere? Questa la tengo io. E ora tu, Alice, vuota le tasche. No, non ho niente nelle tasche, non c'è nulla qua. E invece si vede che hai qualcosa nelle tasche. Lascia stare, Billy. Lo prendo io. Billy. Lo prendo io, ecco. Che cos'è? E questo anello? Un anello! Chi è stato a mettermelo nella tasca?
Aspetta, sì, mi è stato regalato l'anno scorso da un ragazzo. Sì, adesso mi ricordo. Sì, è mio questo anello. Guarda, dovrebbe... Vedi. Bene, ho tutti gli elementi per procedere con l'accusa adesso. So chi è stato. E secondo voi chi è stato? Scrivetelo nei commenti. Partiamo da te, Billy. Pensavo fossi stato tu a rapire Gigo, perché volevi fare un altro dei tuoi scherzetti e volevi far sparire lo sposo per fare uno scherzo a Ginny e a tutti gli invitati. Ma questa è un'idea fantastica! La prossima volta farò uno scherzo così. Però no, non sono stato io. E infatti ho scoperto poi, grazie alla macchina della verità e agli altri indizi, che non sei tu il colpevole, Billy. Certo, certo. Passiamo ora a te, Ginny. Io? Per un momento ho pensato, magari è stata lei a far sparire Gigo, magari non era più innamorata di Gigo, ma ho capito subito che in realtà tu ami davvero Gigo e non avresti mai potuto farlo, quindi tu sei innocente. Certo che lo amo, infatti mi manca tantissimo, non avrei mai rovinato il nostro matrimonio in questo modo, sarebbe stupido da parte mia. Tu, Lorenzo, ho pensato fossi stato tu a rapire Gigo perché, come abbiamo scoperto anche nell'altro episodio, tu sei il fratello cattivo di Ginny. Quindi magari volevi farle un dispetto, visto che non hai potuto avere il castello. In più, tu ti sei allontanato e sei andato in bagno, quasi nello stesso momento in cui si è allontanato Gigo. E in quel momento avresti potuto rapirlo. In più, avevi anche questa in tasca, una chiave, dove avresti potuto nascondere Gigo. Poi però ho guardato bene e ho visto che c'è scritto chiave del portone del castello. Quindi semplicemente quando tu ti sei allontanato stavi cercando nuovamente di appropriarti del castello di Ginny. Sì, è andata così, è vero. Ma non lo dire a Ginny. Questa è tua, Ginny. Grazie. Non rimane ora che una persona soltanto. Alice, questo era nella tua tasca. Questo anello che tu dici che ti ha regalato un ragazzo. Eppure Gigo, quando si è allontanato all'improvviso, stava cercando freneticamente qualcosa nelle tasche, come se lui stesso avesse dimenticato l'anello di matrimonio. E guarda caso, l'anello si trovava proprio nelle tue tasche, come se tu l'avessi rubato perché non volevi che Gigo si sposasse con Ginny. Sì, ok, l'ho rubato io. Ginny mi stava trascurando in questo periodo e avevo paura che con il matrimonio mi avrebbe abbandonata completamente, io sarei rimasta da sola. Quindi hai rubato l'anello e rapito Gigo solo perché non volevi far sposare la tua migliore amica, perché avevi paura che non ti desse più attenzioni. Sì, da quando Ginny sta con Gigo io non esco più con lei, perché è sempre impegnata con lui. E quindi sì, ho avuto l'idea di rubare l'anello in modo tale che Gigo si distraesse e io potessi rapirlo. Capisco di averti trascurato e mi dispiace moltissimo, ma arrivare a rapire il mio fidanzato, insomma, non me l'aspettavo da te, sei la mia migliore amica, ti ho scelta come damigella d'onore. Hai rovinato il mio matrimonio, quello della tua migliore amica, insomma, non me l'aspettavo da te. Ginny, a me dispiace, però tu mi hai trascurato tutto questo tempo, io mi sono sentita sola per colpa tua. E allora dovresti rapire il mio fidanzato e futuro marito. Basta, basta, dici subito dove hai rinchiuso Gigo. Va bene, adesso ve lo dico. Ginny! Finalmente! Mi sei mancato tantissimo. Anche tu. Gigo, guarda cosa abbiamo ritrovato. Grazie, il mio anello! Adesso sì che possiamo sposarci. Ti amo. Anche io. Oh, che carini! Ti amo. Anche io, Ginny. Ehi, ma adesso la mangiamo la torta? Benvenuti al quinto ballo di fine anno della Story School, in cui annunceremo la Miss Reginetta della scuola anche quest'anno, che indosserà questa bellissima coroncina. Infatti, come ogni anno, andremo ad incoronare la reginetta dell'anno. Spero tanto che quest'anno sia io la reginetta. Spero tanto sia tu quest'anno. Grazie, Gigo, come sei carino! Sicuramente sarò sempre io la reginetta quest'anno, non come lei. La solita perfettina antipatica. Ah, peccato che non ci sia un premio per il re della scuola, perché se ci fosse sicuramente lo vincerei io. A me non interessa essere il re di uno stupido ballo, a me interessa solo lei.
E la reginetta di quest'anno è... Vittoria! Sì, grazie, grazie a tutti! Nuovamente il reginetto della scuola, anche quest'anno! Grazie! E ora diamo inizio al ballo scolastico! Il ballo di fine anno! Sì, andiamo! Lo sapevo, come ogni anno vince sempre lei! Che sorpresa! Dai, Ginny, non essere triste! Tu sarai sempre la regina del mio cuore. Grazie, Gigo. Sei così sdolcinato che mi hai fatto venire il diabete. E tu sei così acido che mi fai venire il mal di pancia. Ma come ti permetti? Basta, ragazzi, basta! Smettetela! Oh. Io l'ho conosciuta prima, Ginny. E sai cosa non importa? Sono io quello che le sta più simpatico. Non è vero, avrà occhi solo per me. Ma cosa, che sono il più bello io tra i due? Ginny ballerà con me. Ma se non sai manco ballare, invece ci andrò io a ballare con lei. Ciao! Complimenti, Vittoria. Anche quest'anno sei tu la reginetta. Non che fosse una novità. Oh, grazie, Ginny. Sono sicura che prima o poi verrai incoronata anche tu. Ovviamente, quando io avrò finito scuola. Certo che sei di un antipatico. Cosa? No, niente, ti ammiro molto, eccetera, eccetera. Oh... Perfettina. Ehi, Ginny, vorresti ballare con me? Ma dov'è Gigo? Ok, non c'è, ti concedo questo ballo. Che bella quest'anno la festa. Sì, sono così contenta. È andato tutto liscio, abbiamo scelto la reginetta come ogni anno. Sono tutti felici che ballano e soprattutto non c'è stato nessun problema. Che cos'è stato? Da dove veniva? State bene? Sì. Sì, ma che è successo? Lo avete sentito anche voi? Sì, ma chi manca? Manca Vittoria, la reginetta! Ma dove è finita? Avete visto dove è andata? Io ci ho parlato poco fa, poi se n'è andata e non l'ho più vista, perciò non lo so. E voi due invece? L'avete vista? Beh, io l'ultima volta che l'ho vista la stavano incoronando, ma poi non l'ho più vista in realtà. Io in realtà non la vedo da tanto. L'ultima volta che l'ho vista stava parlando proprio con Ginny. Non è possibile che l'avete vista durante la incoronazione mentre parlava con te. Dov'è finita allora? La corona! La corona! Che cosa ci fa la corona di Vittoria la reginetta sulle scale? Questo vuol dire solo una cosa. È stata rapita da uno di voi! E ora dovremo scoprire chi è stato! Questo è un nuovo episodio di Risolvi il mistero, in cui anche voi indagherete assieme a noi e dovrete scoprire chi è stato a rapire la reginetta della scuola. Cliccate mi piace qua sotto e iniziamo subito l'interrogatorio! Ma prima, sì? Se siamo due veri investigatori, dobbiamo indagare nella scena del crimine. Esatto! E vedere se troviamo degli indizi. E chi può aiutarci se non il libro? Sì, con il libro possiamo tradurre gli indizi che troviamo. Ma adesso da dove possiamo iniziare? Direi di iniziare da dove abbiamo trovato la coroncina della miss della scuola. Ottima idea, sì, andiamo lì. Presto. La coroncina era posizionata qua, nelle scale. Magari nelle scale troviamo anche qualcos'altro, proviamo a vedere. Però non è strano che la coroncina era al contrario? È come se la reginetta sia stata rapita... Dall'alto! Sì, è stata trasportata sopra le scale, forse. Ah, quindi lei è caduta all'indietro. Vediamo se c'è qualche indizio sulla coroncina. Aspetta! Che cosa? Ho scoperto qualcosa di molto interessante qui. Che cosa? Questi non sono diamanti veri! Ma chi se ne frega! Ma come chi se ne frega? È ovvio che non sono diamanti veri, costerebbe troppo, ma noi stiamo cercando degli indizi! Ah, ok! Per ora si vedono solo delle impronte digitali, ma... credo che siano le nostre impronte digitali! Vediamo se c'è qualcos'altro qua nelle scale. Sì, controlla bene!
Guarda! C'è un foglietto? Un biglietto? È proprio quello che stavamo cercando! Una parola segreta! E come si fa a tradurre le parole segrete? Grazie all'alfabeto segreto che c'è nel libro! Traducete ora questa parola che aiuterà sia noi che voi a scoprire chi è il colpevole! Guarda! Hai capito? Forse ho capito. Ma non ci resta che interrogarli ora per scoprire la verità. E grazie a questo indizio possiamo finalmente passare agli interrogatori. Sì, siamo ancora più pronti a interrogare i nostri sospettati. Anzi, credo già di sapere chi è stato grazie a questa parola segreta. Secondo voi chi è stato? Scrivetelo nei commenti. E cliccate mi piace se non l'avete ancora cliccato. Passiamo ora agli interrogatori. Via! Frank, meglio conosciuto come Chef Gnocchetto. Iniziamo da te l'interrogatorio. Sì, e iniziamo subito con questa domanda che ci aiuterà a capire se sei colpevole o no. E la domanda è: dove ti trovavi quando Vittoria è scomparsa? Beh, quando Vittoria è scomparsa, io stavo ballando con Ginny. Comunque bellissima serata. Già, è proprio bellissima. Anche se mi dispiace per il fatto che non ti hanno incoronata. Te la meritavi tutto quel posto. Grazie. Effettivamente, almeno una volta avrei potuto vincere io. Esatto. Comunque, Ginny, l'altra volta ho provato a dirtelo a parole e però non ci sono riuscito. Quindi questa volta ci proverò in un altro modo. Sono riuscito a confidare i miei sentimenti. Io non so più come fare. Non è che sapessi darmi qualche consiglio, Vitale? Beh, io in realtà non so nemmeno come ho fatto a conquistare Anita. Non lo so. Ma come? Ma cosa c'entra adesso? Adesso ti stiamo interrogando perché sei un sospetto. Non cercare di cambiare discorso. Infatti, potresti aver rapito Vittoria. E comunque, se devo darti un consiglio, devi essere onesto e sincero con Ginny, ma devi anche rispettare i suoi sentimenti. Ma mi hai fatto venire un dubbio. Ginny si è allontanata mentre tu ballavi con lei. Quindi Ginny è un'altra sospetta. Magari dobbiamo interrogare anche lei? Sì, interroghiamo Ginny adesso. Sì. Ginny, tocca a te l'interrogatorio adesso con la macchina della verità. E stai attenta a dire sempre la verità, mi raccomando. Altrimenti sapremo se stai mentendo. E la prima domanda per te è questa. Tu odi Vittoria? No! No, assolutamente, io non la odio, anzi mi sta simpaticissima. Vedi, sta mentendo, non ha detto la verità. Devi dirci la verità. E va bene, lo ammetto, non la sopporto. E ora vi racconto il perché. Ciao Vittoria. Uff, ma cosa vuoi, secchiona? Io non sono secchione, semplicemente studio tanto. Ehi Ginny, ma perché vuoi diventare sua amica? Ci sono io qui, se vuoi parlare, sono qui. È che io, è simpatica, io vorrei tanto conoscerla e poi sono nuova e vorrei fare amicizia con qualcuno. Uffa, ma perché continuano a distrarmi? Io voglio concentrarmi solo sui miei disegni. Idea, le scriverò un bigliettino. Insomma, è da lì che iniziano le bellissime amicizie dei film e tutto il resto. Gigo, non è che... È per me! No, lo devi passare a Vittoria. Grazie. Ok, tieni. Vediamo un po'. Cosa c'è scritto stavolta? Da Ginny per Vittoria. Vuoi diventare mia amica? Ma anche no! Io, amica di una secchiona, non ci penso proprio. Vediamo un po' adesso. Oh,
anche il bigliettino. Speriamo sia andata bene. Ha detto di no! E mi ha scritto pure che sono una secchiona! Io l'ho già detto, non sono secchiona, semplicemente studio tanto perché voglio avere dei voti belli! No, Ginny, non piangere, sennò piango anch'io! E da allora mi ha sempre ignorata e ci sono rimasta davvero male! Questa volta ha detto la verità. Visto? Ve l'ho detto, io dico la verità. Però ho ancora una domanda per te. Frank, durante il suo interrogatorio, ci ha raccontato che mentre stavate ballando voi due assieme, lui ha provato a baciarti, ma tu sei sparita a un certo punto, ti sei allontanata e per questo sei molto sospetta. Dici dove sei andata. Ah sì, mi sono allontanata per cercare Gigo, però non l'ho trovato. Ma non ha dato la risposta! No. Proprio adesso doveva smettere di funzionare? Ora non sappiamo se Jimmy ha detto la verità o oppure no. Oppure no, sì. Io vi ho detto la verità. Vabbè, adesso non ci resta che interrogare il nostro ultimo sospettato, Gigo. Ora è il tuo turno, Gigo. Sei l'ultimo ad essere interrogato. E sono proprio curioso di sapere che cosa dirai in tua difesa. Sì, infatti ho una domanda molto importante per te, per capire se sei stato tu a far sparire la miss della scuola. È una domanda molto difficile, ma devo assolutamente farla. E la domanda è... tu sei innamorato di Ginny? Di la verità. Non fa caldo? Io ho caldo. Ma perché non rispondi? Vedi, se non vuoi essere il sospettato numero uno, devi rispondere a questa domanda. Ok, lo ammetto. Sono innamorato di Ginny. Grazie, io non pensavo... non so cosa dire. Cosa? Lo sapevo! Hai sempre cercato di rubarmela! Rubarmela? Ma noi non stiamo assieme! Non ancora, ma questo è un dettaglio trascurabile. Guarda che io l'amavo già dall'anno scorso, dalla prima volta in cui la vidi. Ciao! Ma chi è questa? Sembra proprio una secchiona! Dove mi posso sedere? C'è un posto libero. Tu, vicino a me? Non ci penso proprio, scordatelo. Sedersi vicino a noi? Assolutamente no, vero amico? Questo posto è libero, se vuoi ti puoi sedere vicino a me. Grazie. Quindi tu, Gigo, faresti qualsiasi cosa per Ginny? Sì, farei qualsiasi cosa per lei. E ora è il mio momento preferito, il momento delle accuse! Ora finalmente accuseremo chi noi pensiamo che sia stato a rapire la reginetta della scuola in base agli indizi che abbiamo raccolto e in base agli interrogatori con la macchina della verità. Ora sappiamo chi di voi è stato! E secondo voi chi è stato? Scrivetelo nei commenti. Ma ora siete pronti ad essere accusati? Certo che sono pronto, perché so di essere innocente. Ah, secondo me invece sei tu, sei proprio tu! E Beth, sei pronti invece a essere accusato? Certo, perché anch'io ovviamente sono innocente. E allora rimane solo una persona. Io non sono stata, semplicemente perché non voglio andare in carcere. Insomma, devo ancora studiare tantissime cose. Non accusarla. Mi sembri molto agitata. E tu, fatti la parte, sfigato. Se accusi di nuovo Ginny, io... E io... Cosa? Basta, basta voi due. Tra poco sveleremo chi è il colpevole ed è uno di voi. E infatti iniziamo subito con le accuse.
E iniziamo appunto proprio da Frank. Tu. Io? Esatto, proprio tu. Pensavamo fossi tu, ma non puoi essere stato tu. Oh. Perché quando Vittoria è scomparsa... Io stavo parlando con Ginny. Bravissimo. Quindi ora posso andare, grazie. Dove vuoi andare? Io da qua. Aspetta, non scappare. Aspetta. Ancora. Però è vero quello che dice Vitale. E cioè, quando Vittoria è sparita tu ballavi con Ginny, quindi hai un ottimo alibi. Ma ora passiamo all'altra sospettata, cioè Ginny. Tu avresti un sacco di motivi per far sparire la reginetta della scuola. E cioè, uno dei motivi è che lei ha sempre vinto il concorso di reginetta della scuola e tu hai sempre voluto vincere. E un altro motivo è che tu volevi sempre essere sua amica, ma sei stata rifiutata da lei. E quindi avresti avuto il motivo della gelosia per farla sparire. Però, quando Vittoria è sparita, tu eri ancora qua, nella sala da ballo che cercavi Gigo! Come? Perché io? Perché? Perché tu, come hai detto con la macchina della verità, sei innamorato di Ginny e non sopportavi vederla soffrire. Infatti, già da quando eravate a scuola, hai visto Ginny soffrire perché chiedeva a Vittoria di essere sua amica, ma Vittoria la rifiutava e tu soffrivi per lei. In più, oggi, nuovamente, quando è stata eletta la Miss Reginetta della scuola, tu speravi fosse Ginny, ma in realtà no, era nuovamente Vittoria e tu l'hai vista soffrire nuovamente. Quindi per te l'unica soluzione è stata rapirla in modo che Ginny non soffrisse più. Confessa! E va bene, ho rapito Vittoria, ma solo per il bene di Ginny. Dici ora dove l'hai nascosta? Subito anche! Eccola qua. Vittoria! Ecco dov'era! Finalmente siete arrivati! Forza, liberatemi! Sì, dammi subito le chiavi. Sbrigati! Ecco, grazie. Ora ti aggiungo. Ok, sei libera. Finalmente, grazie. Vittoria, io ti dovrei dare una cosa che ti appartiene. Oh, grazie, ma forse la meriti tu. Grazie, io... Davvero grazie, io lo sognavo tantissimo di avere questa corona. Grazie. Sai, mentre ero rinchiusa dentro la prigione, ho sentito i discorsi che avete fatto alla macchina della verità e ho capito che in questi anni non mi sono comportata bene con te, quindi volevo chiederti scusa. Amiche? Amiche. Oh, molto carina, vero? Però adesso vieni che ti rinchiudo in prigione. Non mi toccare! Vieni, ti ho detto! Tutto scordi! Entro in prigione! Mi vendicherò e vi rapirò tutti quanti! Ah, che bello stare in mezzo alla natura! Ehi, ma! Quello è Raperonzolo! Oh, Raperonzolo, mia Raperonzolo! Che cosa ci fai lì? Principe! Sei venuto qua a salvarmi dalla mia torre? Lanciami pure i tuoi bellissimi capelli e mi arrampicherò verso di te per salvarti. Aspetta, principe, ci penso io! Ha lanciato i capelli! Adesso salgo! Dai, sbrigati, prova a salire! Oh no! Oh no! Ops! Ma non sei la vera Raperonzolo! Ma no, non sono Raperonzolo, sono Anita, non lo vedi, scemo? Era una parrucca! Dobbiamo salvare questo cartone, presto, sbrighiamoci! Buongiorno! Ah! Sei tu la principessa Raperonzolo? Questi sono i suoi capelli! Sì, sì, mi stavo giusto a poco preparando. Ah, bene, allora andiamo. Ma no, che non sono io sono Vitale.
Bene. Tu chi sei? Io sono la guardia del re e dobbiamo trovare la principessa Raperonzolo. È stata rapita dalla matrigna cattiva quando era piccola. Oh, no. E dobbiamo trovarla subito. E perché è stata rapita? Perché i suoi capelli sono magici, hanno il potere di far ringiovanire. Per questo servivano la matrigna cattiva. E lei l'ha rapita. Dobbiamo andare a salvarla subito. Ti aiuteremo noi a trovare la vera Raperonzolo. Solo così potremo salvare il cartone. Ma prima dovete aiutarmi a uscire da qua. Devo riuscire a scappare da questa torre e dalla matrigna. Aiutatemi voi. E lei chi è? È la mia fidanzata, Anita, non è Raperonzolo. Bene, ci aiuterà anche lei. Tranquilla, ti salviamo noi. Ah, andiamo a salvarla allora. Un'idea, andiamo. Grazie alla magia dei capelli di Raperonzolo, sarò giovane per sempre. Eccola, quella è Madre Gothel. Madre Gothel? Sì. È giovanissima. Oh, te l'ho già spiegato prima, sta usando la magia dei capelli. Ah, oh, è vero, è vero. Guarda, guarda, c'è Anita lì, la vedi? Sì, dobbiamo salvarla. Sì, dobbiamo salvarla. Come facciamo però? Dobbiamo trovare un modo per distrarre la matrigna. E come faremo? Ci penso io, userò un balletto o una poesia, così la farò innamorare di me e la sedurrò. Ottima idea, vai, vai. Tu stai qua. E chi si muove? Sto qua, bravo, bravo. Madre Gothel! Chi sei tu? Guardatemi, da questa angolazione posso ammirare meglio la vostra bellezza. L'ha distratta, bravissimo. Adesso posso andare a liberare Anita. La mia bellezza continua. Sì, perché tu sei talmente bella che nulla può in confronto a te una stella. E sei così bella che ti penso dalla sera alla mattina. Sei la mia regina. E questi sono per te. Per me? Sì. Io adoro essere ammirata. E allora balliamo. È un onore poter ballare con te. Vai. Tempo, cambio! Sei anche bravissima! Ti amo alla follia. Ma la guardia del re, poverina, non possiamo lasciarla qua! Non ti preoccupare, ci avevo già pensato. Adesso ci penso io. I capelli di Raperonzolo! Scappiamo! Grazie! Grazie per avermi salvato, bravissimi! E se non mi ricordo male, nella fiaba di Raperonzolo, sì? Dobbiamo trovare innanzitutto la vera Raperonzolo, okay. E poi trovare il suo fidanzato Flynn. Forse così riusciremo a salvare il cartone. E salvare anche Raperonzolo può essere in pericolo. Esatto. Andiamo, dobbiamo stare attenti agli scagnozzi della regina. Ok, ma useremo il libro per orientarci. Questo è il mio nuovo libro, voi ce l'avete? Dobbiamo trovare la vera Raperonzolo, presto! Dai, andiamo allora. Andare di qua! Di là! Cerchiamo! Ah, non vi ho ancora ringraziato per avermi liberato dalla matrigna. Si stava innamorando di me, davvero. Eh sì, sembravate veramente innamorati. Dobbiamo cercare Rapunzel, non perdiamo tempo. Scusa. Grazie a te per averla distratta, altrimenti non sarei mai riuscita a scappare da quella torre. Andiamo, bro. Sento che Raperonzolo potrebbe essere qua nelle vicinanze. Guardiamoci bene intorno. Non vedo niente io qua, però potrebbe essere in pericolo. Guardate laggiù! Sì, è Raperonzolo. È lei? Sì. Avviciniamoci presto. Sì, sì. Eccoli lì. Cosa stanno facendo? Mi hanno ingannata e per questo me la pagheranno. Raperonzolo, Raperonzolo, sei tu? Sì, sono io, ma voi chi siete? Io sono la guardia del re e loro sono due ospiti nella nostra fiaba. Devi fidarti di noi, dobbiamo portarti dai tuoi genitori, ti stanno cercando da tanto. Sì, devi venire con noi. Ma davvero? Grazie. Ma prima di riportarla dai suoi genitori dobbiamo trovare il suo fidanzato, sì? Flynn. Solo così che riusciremo a risolvere la storia del cartone. Quindi mettiamoci subito in viaggio alla ricerca. Cerchiamo Flynn. Quindi devi venire con noi, Raperonzolo. Aspetta però, aspetta. Hai i capelli troppo lunghi, potrebbero riconoscerla. Però possiamo nasconderli con questa. Giusto, se nascondiamo i capelli di Raperonzolo con questo cappello non rischiamo che qualcuno ci riconosca e provi a rubarle i capelli o a rapire Raperonzolo. Andiamo, non abbiamo più tempo. Aia. Io, grande Flynn,
Oltre a essere un bravissimo ladro, sono anche un bravissimo spadaccino. E ora mi sto allenando per andare a salvare la mia Rapunzel. Ahia! Indietro! Quello potrebbe essere uno scagnozzo della matrigna. State attenti. Ma no, credo proprio che quello sia Flynn. L'abbiamo trovato. Sì, lo riconosci. Sì. Presto, avviciniamoci a lui. Flynn! Ehi, voi chi siete? Che cosa volete? Aspetta, aspetta. Ora ti spieghiamo. Noi siamo qua perché ti abbiamo portato la tua Rapunzel. Sì, sono io, Rapunzel. Ma come Rapunzel? Non puoi essere lei. Non hai i suoi lunghi capelli dorati. Presto, Rapunzel, mostra i tuoi bellissimi capelli dorati. Rapunzel, ma sei tu? Ti stavo cercando. Anzi, mi stavo allenando per poi venire a cercarti. Anche io ti stavo aspettando, Flynn. Che carini che sono! A me queste cose commuovono tanto! Sì! Devo aspettare il momento giusto. A costo di tagliarli, quei capelli devono essere solo miei. Adesso che ci siamo trovati, possiamo stare insieme. Per sempre! Per sempre. Rapunzel! Attenta! I suoi capelli devono essere miei! Devo Vieni andare qua. A intervenire. No, aspetta, lascia che ci pensi Flynn. Sì. Non l'avrai mai. Non sarò più tua prigioniera, matrigna Gothel. Il tuo incantesimo ora è finito. Ora sono libera. No, cosa state dicendo? Che succede? L'incantesimo! La mia giovinezza sta sparendo. L'incantesimo sta svanendo. No, no! No, no, cos'è successo? I miei capelli. No, no! L'avete fatta sparire, bravi, la matrigna! Bravi. La matrigna è stata sconfitta! Ora potremo andare a vivere assieme! Grazie, Anita Vitale, per aver salvato Rapunzel! Grazie a voi per averci aiutato a salvare il cartone! Adesso possiamo finalmente andare a vivere insieme! Grazie ancora! Adesso, mia dolce Rapunzel, andiamo! Io li seguirò! Dovrò proteggere la principessa! A presto! Ciao, grazie! Ciao! Presto, dobbiamo subito andare al secondo cartone. Sì. Ci manca ancora un cartone da salvare. Pronti? Via! Via! Anastasia? Genoveffa? Anastasia? Genoveffa? Dite immediatamente a Cenerentola di scendere qua. Il camino è ancora sporco e lei deve ripulirlo. Genoveffa, che cosa c'è? Cenerentola, non voglio vedere neanche un briciolo di polvere. Mi raccomando, deve essere splendente. Uffa, ma devo ancora pulire! E se provi a lamentarti, dovrei pulire pure la cucina. Anzi, fallo comunque. Va bene. Hai sentito cosa ha detto la mamma? Non pulisci! Fallo bene! Non bisogna vedere neanche un granello di polvere! Uffa, sono capitata nel cartone di Cenerentola e a quanto pare sono Cenerentola. Il problema è che non c'è Vitale, non so dove è finito lui. Mi raccomando, sbrigati a pulire tutto e non scocciare. Sì, sì, ora mi sbrigo. E ora come faccio a uscire da questa situazione? Non posso rimanere Cenerentola e pulire i camini per tutto il tempo. Devo salvare il cartone e devo trovare Vitale. Cliccate mi piace qua sotto per portarmi fortuna. E mi raccomando, Cenerentola, pulisci bene! E soprattutto non scocciare! La porta! Hanno suonato! Andiamo! Chi sarà? Io arrivato, apriamo! Salve! Porto un messaggio dal signor principe. Il principe! Ma prego, si accomodi, andiamo! Dai, caro, dici tutto! Dici, dici! Siete tutte invitate al ballo del re. Wow!
che si terrà stasera, perché deve cercare una moglie per il suo figlio principe. Stasera al palazzo del re. Ci vediamo, principelle. Io sarò tanto la preferita del principe. Non credo proprio, sarò io la più bella. Sarebbe stata la mia occasione, quella del ballo, per vedere se c'era Vitale. Ora come farò a ritrovarlo? Parole segrete e l'alfabeto segreto. Vediamo se c'è un aiuto per questo cartone. Eccola qua. Questa è una parola segreta che potete tradurre con l'alfabeto segreto che trovate dentro il mio libro. Mettete pure pausa e traducete questa parola. Ho capito che parola è. Ciao Cenerentola, sono la fata madrina. Fata madrina, sei qua per aiutarmi? Certo. Non preoccuparti, Cenerentola, ti aiuterò io. Innanzitutto, trasformerò questa zucca in una bellissima carrozza. Ma... oh no! Ho dimenticato di caricare la bacchetta! E ora come facciamo? La batteria è al 2%. È scarica. Però aspetta, con il 2% posso fare l'ultimo incantesimo. Ok. Bididi bodidi bu. Wow! È bellissimo, grazie, fata madrina! Ma ora, come faccio ad andare al ballo? Guarda le scarpe, cara! Ma queste non sono le scarpette di cristallo di Cenerentola! No, cara, ma con quelle riuscirai a correre fino al palazzo. Ma ricordati, a mezzanotte l'incantesimo svanirà. Corri, corri! Ok, vado subito! Grazie, fata madrina! Sento della musica. Deve essere quello, il palazzo del re. Sono vicinissima. Eccolo, e questo è il palazzo del re. Presto andiamo al ballo. Eccomi, sono qua per il ballo del principe. Prego, madame. Wow, è bellissimo questo ballo. Ma dove sarà il principe?
è Vitale, quindi Vitale è il principe azzurro in questa fiaba. Devo assolutamente avvicinarmi e spiegargli quello che sta succedendo. Benvenuti tutti al Gran Palazzo del Re per questo ballo. Principe, vieni qua! Guarda, non ti piaccio, guarda qua! Genoveffa, cosa stai facendo, Maria? Ma il principe, balla con me, per favore! Oh, che con me, ti prego! Maria! Vai via tu! Vai! Vai tu, prendi me! Andiamo nella sala da ballo! Quella ragazza che è andata via. Granduca, vada a raccogliere subito quella scarpa e domani alle prime luci dell'alba scenda giù in paese e scopra a chi appartiene quella scarpa. Vada, subito. Sarà fatto. E voi tutte tornate a casa. Potevi scegliere me. Ero più bella io. Silenzio. Ah, quel principe, veramente, io non ho parole! Pessimi gusti, io mi sarei innamorata di me stessa subito! Vuoi dire di me? Ma ti sei vista, eri vestita come una pezzente! Ma smettila! Comunque io sono più bella! Oh, basta litigare, lo sappiamo che sono io la più bella! Io sono più giovane! Ma io sono più aggraziata! Non credo proprio! Cioè sì! No! Sì! No! Sì! No! Sì! La porta è in prima! Andiamo ad aprire! Si è accorto finalmente della mia bellezza! La mia! Oh, non è il principe, il duca! Buongiorno! Come molto probabilmente sapete, devo ritrovare la ragazza che ha perduto questa scarpa. Oh, è mia! No, è mia! È mia! Mi ricordo benissimo! L'ho indossata alla festa! Ora lo vedremo. Sedetevi pure. Forza, inizio io! Dimostrerò a tutti che questa è la mia scarpa! Sì, sì. Adesso le filo! Inutile che insisti, non è la tua! E invece ti dico di sì! Certo che sapendo che doveva venire il duca, potevi almeno lavarteli i piedi, eh! E tu potevi lavarteli i capelli! Ma mica devi controllare mettere la corona, quello! Aiutami! No! Dai! Lontana questo piede puzzolente! Mi dispiace informarla che non sembra la sua, signorina. Te l'avevo detto che non era la tua! Adesso tocca a me! Sì! Forza! Tanto lo sappiamo che non sei tu! Vieni qua! Vieni qua! Ma era l'altra, scusi! Ma non mi sta neanche! Non entra neanche la luce! Te l'ho detto! No, ha sbagliato scarpa! Ti faccio provare ancora un po'! Molli! Maria! Non sembra neanche la sua! C'è qualcun altro in questa casa? No! No, nessuno! Che mi possa colpire un fulmine in questo momento! Non c'è nessun altro! Quella è la mia scarpina! Cioè, scarpona, cioè, scarpa da tennis. Prego, prego, provi anche lei la scarpa. Ma come ha fatto Cenerentola ad andare al ballo? Deve essere stata la fata madrina. La fata madrina? Andiamo a rubarle la bacchetta! Sì. Sta anche dormendo. Non ti svegliare, non ti svegliare.
trovi subito la scarpa. Piedi di peli di pu! Che schifo! Ah, che schifo! Un piede peloso e puzzolente! La vita reale? E ora siamo nel videogioco di Pokémon! Andiamo a catturarli tutti! Via! Ehi, il Pokédex mi ha detto che c'è un Pokémon qua nelle vicinanze! Vediamo dov'è, presto! Seguiamolo! Dove sarà? In genere i Pokémon spuntano nell'erba alta. Eh sì. E noi siamo nell'erba, quindi dovrebbe essere qua nelle vicinanze. Qual è il vostro Pokémon preferito? Scrivetelo giù nei commenti. Io spero di trovare un Pokémon di tipo fuoco. I miei preferiti. Sì. Guarda, c'è un Pokémon lì! Pika? Pika Pika? È un Pikachu! Prova a prenderlo. Sì, catturiamolo! Pika Pika. Oh no, l'ho mancato! Provo io a catturarlo! Bravo, vai! Pika! No, non si fa catturare questo Pika! È davvero difficile da prendere! È anche scappato, andiamo a prenderlo! Rincorriamolo! Pika Pika! Ma dove sarà finito Pikachu? Non lo vedo! Il Pokédex mi dice che è di là! Guarda lì, guarda! Eccolo, Pikachu è lì! Proviamo a catturarlo adesso che è girato di spalle! Pikachu! Ops, mi so esagerato un pochino questa volta! E va bene, diventerò il vostro Pokémon, però non entrerò mai in quella sfera. Beh, almeno ne è valsa la pena rimanere folgorati. Sì, abbiamo preso il primo Pokémon. Che bello, è il nostro primo Pokémon. È solo uno dei tanti che cattureremo. Io voglio completare il Pokédex e catturare tutti i Pokémon di Kanto. Sì, e cattureremo tutti gli altri Pokémon, è vero, ci aiuterai? Dove sono gli altri tuoi amici? Io non ne ho idea. Come non ne hai idea? Aspetta però, io ho una domanda. Io non pensavo che i Pokémon parlassero. È vero, è proprio strano. Certo che parliamo. E visto che ora voi siete nel nostro mondo dei Pokémon, riuscite a capirci. Ma è bellissimo, sì, questo! Quindi diventerete i nostri migliori amici. Ma ora cerchiamo degli altri Pokémon. Presto, devo completare il Pokédex. Dai, e dai. Il Pokédex dice che c'è un Pokémon qua nelle vicinanze. Davvero? E dov'è? Bauba, ma quello è un Bulbasaur! Sì, ma noi abbiamo Pikachu qui! Possiamo utilizzare Pikachu per indebolirlo! Così riusciremo a catturarlo molto più facilmente! Vai,
Vai Pikachu, scelgo te! Vai Pikachu, usa tuono! Ricevuto! Pikachu! Ora tocca a me! Mi avete fatto arrabbiare, perciò io uso... Oh no, sta attaccando Pikachu! Foglia lava! Wow, mi ha fatto solletico. La mossa non è molto efficace su Pikachu. Sì, tocca a te Pikachu, usa fascino. Ok, perfetto, userò la mossa fascino. Oh Pikachu, ma sei bellissima! Oh, ma perché siamo qua a lottare? Noi dovremmo diventare amicissimi, super super migliori amici, forse anche più di migliori amici. Vedi che tu sei bellissima, anche io sono bellissima, siamo perfetti insieme. Ah, funziona sempre. Questo è il momento perfetto per catturare Bulbasaur. Sì. Via! Sì, sì, abbiamo catturato il nostro secondo Pokémon, Bulbasaur! Missione compiuta, grazie a me. Bravissimo Pikachu. E ora andiamo subito a cercare altri Pokémon, voglio catturarli, sì, sì, tutti. Andiamo, andiamo. Bene, bene, bene. Chi abbiamo qui? Qualcuno sta prendendo i nostri Pokémon. Già. E voi chi siete? Pika. Io sono Billy! E io sono Vicky! E insieme siamo il Team Rocket! Pronti a partire alla velocità della luce? Oh no! È il Team Rocket! Sono i cattivi del mondo dei Pokémon! Tranquilli, se le cose si dovessero mettere male, vi difenderò io! Come vi permettete di catturare i nostri Pokémon? Come vi permettete? Adesso ve li rubiamo! Ma non sono i vostri Pokémon, erano Pokémon liberi! Non è vero! Tutti i Pokémon sono di nostra proprietà! Cattureremo tutti i Pokémon e conquisteremo il mondo! Perché noi siamo il Team Rocket! Tanto non ci fate paura! Andiamocene, presto! Andiamocene! Dai! Ho paura! Visto che non volete consegnarci i vostri Pokémon... Charmander, scelgo te! Sì! Yeah! Oh no! Hanno iniziato una lotta! Adesso non possiamo più scappare! Bulbasaur, scelgo te! Bulbasaur! Un Pokémon di tipo erba! Che stupidi! Charmander, usa fuoco bomba! Charmander! Baba! Oh no! Povero Bulbasaur! Oh no! Ma come? Non lo sapevate che i Pokémon di tipo erba sono deboli con quelli di tipo fuoco? Ah, povero Bulbasaur! Torna Bulbasaur! Oh no! Ma allora ci serve un Pokémon di tipo acqua! Che brutta idea però! Lo vado a cercare, così lo sconfiggeremo! Arrivo subito! Ciao! Vital è scappato. Ora non ci resta che contare su Pikachu. Speriamo che Pikachu riesca a sconfiggere questo Charmander. Pikachu, tocca a te adesso. Vai! Usa Fulmi Sguardo! Pikachu! Charmander, si sente debole! Ah. Oh no, il Fulmi Sguardo gli ha abbassato la difesa! Così potrebbe anche batterci. Oh, Charmander! Si sente forte! Ehi, ma Charmander! Si sta evolvendo! Ma è fantastico! Ma è fantastico! Ora siamo potentissimi! Abbiamo finalmente un Charizard! È uno dei Pokémon più forti in assoluto! Sono fortissimo! Vi conviene arrendervi e consegnarci tutti i vostri Pokémon! No, noi non ci arrenderemo mai! Pikachu, usa Tuono Shock! Pikachu! Quel colpo non ha fatto quasi niente al nostro Charizard! E adesso Charizard, la mossa finale! Usa Lanciafiamme!
la mossa tuono shock di Pikachu ha paralizzato Charizard! Questo è il momento giusto! Pikachu, usa tuono! Pikachu! Oh no! Oh no! Ma com'è possibile? Il nostro Charizard ha perso! Oh no, ci hanno sconfitti! La prossima volta non accadrà! E non accadrà, perché la prossima volta ve li ruberemo tutti i Pokémon! Pika! Ciao! 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 Bravissimo, Pikachu! Bravissimi! Mi sono perso qualcosa? Ma tu non stavi andando a catturare i Pokémon di tipo d'acqua? Ah, ecco che cosa dovevo fare! Mi ero dimenticato! Vitale sempre il solito! Ma adesso passiamo subito al prossimo videogioco! 3, 2, 1, via! Siamo in Super Mario nella vita reale! E dovremo superare una serie di challenge! Io sono Daisy e la prima challenge è la corsa col sacco! Vediamo chi vincerà in questa challenge! Nel primo round abbiamo Maria, la sorella di Mario. Poi abbiamo la principessa Peach e Luigi. No, vincerò io! Siete pronti a iniziare la prima challenge? Sì! 3, 2, 1, via! Aiuto! Aiuto! Mi hanno superato! Sì, sto vincendo! Oh! Sì! Oh no! È caduta Maria! Maria è caduta! Fammi passare! Fammi passare, ho detto! Aiuto! Stavo vincendo! Stavo vincendo io! Sì! Sì, sto vincendo! Sì, ho vinto! Vieni qua! Sì, ho vinto! Che bello! Sono arrivata prima! Sono arrivata seconda! Certo, non sono prima, però è un buon risultato! Brava, Peach! Sono arrivato ultimo! E sono arrivato rotolando perché sono caduto! Mi dispiace che non abbia vinto Luigi, però Peach è stata molto brava! Ora tocca a noi! Sì, andiamo subito ai punti di partenza! Spero di riuscire a vincere! There we go! Ho preso i sacchi. Grazie, Todd. Grazie, Todd. E ora iniziamo il nostro round. Io, Daisy. Leo, Mario. E io sono Todd. 3, 2, 1, via! Vai, Mario! Vai, Rita! C'è qualcosa di strano nel mio sacco! Vai, Mario! Vai, Mario! Ma che fucchetto fastidioso! Lasciami, arriverò io prima! Ci arriverò io! Ma lei! No, Mario! Ma che cos'è? C'è qualcosa che mi dà fastidio dentro questo sacco! Aia! Mi hai fatto male al fungo! Che cos'è questo? Mamma mia, che dolore! Che schifo, quanto è brutto! Mamma mia! No, noi non abbiamo superato la challenge perché qualcuno ci ha fatto uno scherzo! Ma chi sarà stato? Ma questa challenge la vince la principessa Peach! Brava, Peach! Che bello! Passiamo ora alla seconda challenge! Seconda challenge, tiro alla fune! Siamo divisi in due squadre e dovremo sfidarci. Chi riesce a tirare la fune verso sé e battere la squadra avversaria vincerà la challenge! Ma ora iniziamo subito! Fare! Ragazzi, tirate!
Ma che cosa succede se sta... sta ledico? Ma che cosa è successo? Non lo so, Maria è caduta. Non lo so quanto riuscirò a resistere. Ho un'idea, Luigi, sì. Prendi uno dei tuoi funghetti. È vero. Che cosa è successo? Terza challenge, la challenge delle mystery box. In questa challenge ci sono varie mystery box nascoste e l'obiettivo è trovare le mystery box con dentro le monete d'oro. Invece altre mystery box avranno dentro degli scherzetti. Chi trova più monete d'oro vince. Ma voi avete cliccato mi piace? Cliccate subito mi piace qua sotto e l'ultima cifra del vostro mi piace corrisponde a un personaggio di Super Mario che vedete qua a fianco. Che personaggio vi è capitato? E adesso che inizi la challenge! Sì! Che bella che è questa pianta! La devo assolutamente regalare alla mia fidanzata Daisy. Ma questa pianta mi ha morso! Luigi, che cosa stai facendo? Volevo prendere questa pianta per regalartela, però allontanati, allontanati, morde! Ma come, non la conosci? Questa è la pianta carnivora di Super Mario! Oh, hai trovato una delle mystery box! Sì, l'ho trovata io, l'ho trovata io! Qua dietro! Vediamo subito che cosa c'è dentro. Sì, sì, ma credo che ci siano le monete, non lo scherzetto. Vediamo. La moneta! Sì. Abbiamo collezionato la nostra prima moneta. Siamo una squadra fantastica. Peach, ma quanto sei bella, mia cara Peach. Troverò tutte le monete solo per te. Che schifo. Mario, mi hai fatto venire il vomito con questa cantilena. Sorellina, lasciaci in pace! Vai a cercare le scatole, tu! Ne ho appena trovata una! Ecco qua! Grazie, sorellina! Principessa Peach, questa è da parte mia! Oh, grazie, Mario, sei troppo gentile! Ma che schifo! Ma... sembra moccio di Yoshi! Che schifo! Mario, i tuoi regali sono sempre così schifosi! Ma non è colpa mia! Quella scatola me l'ha data Maria! Mario, non provare a dare la colpa a me! È una scatola misteriosa, non sapevo che cosa c'era dentro! Adesso basta! Mi sono offesa! Me ne vado! È tutta colpa tua, Maria! Basta! Ora cercate le scatole da sola! Ah! Finalmente sono libera di cercare le scatole da sola senza quel rompi... Scatole! C'è la scatola! È la mia occasione per prenderla! Peach! Daisy! Veramente stavamo per prendere noi questa scatola? No, la stavo prendendo io, sono arrivata prima io! Ma noi l'abbiamo vista prima! Non mi interessa, l'ho presa prima io, vedi, ce l'ho in mano! Aspetta, tu hai già preso una delle scatole? Sì, ma era un brutto scherzetto di Mario. Dentro c'era moccio di Yoshi, che schifo. Perciò questa è mia. Moccio di Yoshi? Vabbè dai, siccome noi abbiamo già preso una scatola con delle monete, la lasciamo a te. Però se c'è del cibo, per favore condividilo con me almeno. Non c'è il cibo in questa mystery box. E magari c'è qualcosa di buono, che ne sai, è mystery. No, ci sono solo le monete o uno scherzetto. E speriamo che ci siano le monete, non uno scherzetto. Spero che ci sia almeno un cioccolatino. Vediamo. C'è una monetina! Evviva! Cioè, anche se non l'abbiamo presa noi, sono contenta per te, Peach. Beh, è la mia prima, quindi meno male. E ora andiamo a cercare l'altro scatto. Sì. Addio! Ciao, Dora! Ciao! Uffa, non c'è niente! Ho cercato da tutte le parti e non ho trovato nulla! Ho un'idea! Qua non c'è niente. Qua neanche.
E qua lo stesso. Non c'è niente da nessuna parte. Dove posso cercare? Idea! Dietro la porta! Cosa stai facendo? No, tu che cosa stai facendo? Niente. Perché? Ti sembra strano che non sto facendo niente dietro a una porta? Beh, sinceramente sì. Va bene, te lo dico. Credo che qui ci sia una mystery box, però non riesco ad aprirla. Crederesti di aiutarmi? Va bene, ma a una condizione. Se lì dentro c'è qualcosa, il premio lo dividiamo. Certo, certo, dai, iniziamo, aiutami, vieni. Ok, al mio tre tiriamo. Vai. Uno, due, tre! Lo sapevo, avevo ragione, c'era qualcosa. Ok, apriamo questa scatola. Sì, però sì, è difficile aprirla, cioè... Nessuno? Ho visto che tutti sono impazziti per queste mystery box. Chissà cosa c'è di bello dentro. Monete d'oro? Cibo? La mia adorata Peach? No, Peach non può stare dentro una scatolina. È il momento di cercare qualche premio. Ne ho già trovata una! Allora apriamola. Che cos'è? Che schifo! Che schifo! Oh, che puzza! Che schifo! È un piede puzzolente! E si sa che noi tartarughe le odiamo i piedi puzzolenti! Ecco! Elma! Oh, eccola finalmente, guarda, brilla di una luce brillante. Questo è sicuramente un premio. Anzi, aspetta. Sì. Non puzza di piedi. Le mie monete d'oro! Oh, che schifo! Sono lombrichi fermi! Ah, che schifo! Che challenge, che brutta challenge! Neanche una! Non è possibile! Ma questa è un'altra scatola, ma è incredibile! Ok, sono sicuro che adesso troverò qualcosa di bello! No! Questo è il moccio di Yoshi! Che schifo! Speriamo sia una moneta. Sì, una moneta! Wow. E sono a due così! Fortunata! Lo so! Guardatela! Questa è l'ultima mystery box! È piena di monete! È tutta vostra! Prendetela! No! No! Ci ha fregati! Sono disgustosi! Peach! Adesso aiuto! Sei mia! Oh no! E voi brutti stupidi! Vi ho fregato! Bowser ha rapito Peach! L'aveva rapito! Bowser te lo farò pagare! A parola di idraulico! Dobbiamo trovare Peach! Dove l'avrà portata? Può essere che l'abbia portata nel suo castello. Giusto!
Uniamo le forze allora e andiamo a cercarla. Uniamo le forze e andiamo a salvare il Peach, presto! Andiamo! Peach! Peach! L'abbiamo avuto! Bowser! Preparati perché siamo qua per sconfiggerti e per liberare la principessa Peach! Esatto! Ora ti sconfiggiamo! Sono arrivati e credete che potete liberare la principessa Peach? Ma ormai lei è mia e non ce la farete mai a liberarla! Liberatemi da questa tartaruga puzzolente, per favore! Vabbè, sono un po' puzzolente, allora lo userò come arma! Potrete tradurlo. Se ancora non ce l'avete, andate subito a prenderlo in libreria o online. Questi sono i miei amici lupi. Lupo Lex, già lo conoscete. E lei è... Lexi, la sorella di Lupo Lex. Esatto, lei è la mia sorellina. E infatti ci assomigliamo tantissimo. Guardate gli occhi, ce li abbiamo di colori diversi. Wow! Ma salute, che sei vampiria! Ciao, io sono Veruska, la leader dei vampiri, e loro sono... Vitale! Ciao! Conte Francula! Sì, sì. Vitale, puoi stare zitto? Ancora non ho manco parlato, ho detto quasi niente. Hai rovinato la presentazione! E che cosa dovevo fare? Dovevo presentarmi? Ciao, sono Vitale, sto qua perché... Basta, Vitale! Scusa, adesso poi starò sempre zitto, te lo giuro. Grazie. Chi vincerà questa challenge vincerà il nuovo libro La città stregata, perché questo libro ha un potere che tutti vogliono, e cioè dentro all'alfabeto segreto. E con l'alfabeto segreto si possono tradurre i messaggi segreti, e questo darà un vantaggio a chiunque vincerà nelle prossime challenge, e darà un vantaggio anche a voi, perché voi potrete tradurre i messaggi segreti che ci saranno nei video in anticipo e scoprire i vari indizi. Quindi siete pronti? Veruska, prendiamolo! Prendiamolo subito! Aia! Iniziamo subito la challenge! Per la prima challenge dovremo affrontarci in una challenge di velocità. Il primo che arriverà al traguardo vincerà la challenge. Vediamo ora se vinceranno i vampiri o i lupi. Se fate parte del team dei lupi, lasciate un commento. Bene, ora mi riscaldo, perché tanto lo sappiamo tutti che vincerà questa lupetta qui. Sì, sì, ti piacerebbe? Io sono un vampiro, posso sbattere le ali e arrivare più veloce al vento. Subito! Subitissimo, anzi! Sono pronto! 3, 2, 1, via! Il sole! Non si possa credere! Il sole mi fa male gli occhi! Mi fa male la vista! Non ce la faccio! Non arriverò mai!
Come avete visto, noi vampiri abbiamo un problemino con la luce del sole. Ma io ho un piano per vincere. Tocca a me, ma io ho un po' di paura dei vampiri. Ehi, Lex! Sì, che c'è? Lo sapevo che avrebbe funzionato! Finito! Ho vinto! È stato così facile! Bastava soltanto utilizzare l'ingegno contro questi stupidi lupi mannari! Ah, Lex è sempre il solito fifone! Sì, mio fratello è sempre stato così fifone! Insomma, si è fatto battere da quella vampirella uscita da Hotel Transilvania! Già! Ma tocca a me! Vai! Presto! Userò la stessa tecnica di Verusca! Perché se ha funzionato con lei, sicuro funzionerà anche con me! E vinceremo noi il libro! Sono prontissima! Vinceremo noi il libro La città stregata! Ehi, non vale! Partito prima! Tanto lo batto lo stesso! Ah, il sole! Anita! Che c'è? Sono troppo allergico al sole. Sì, ce l'ho fatta! I lupi hanno vinto questa prima challenge. Ma ora passiamo alla seconda challenge. Via! Per questa seconda challenge dovremo giocare a nascondino! I primi a nascondersi saranno i lupi mannari, pronti e che finché il migliore! E cioè noi! Abbiamo trovato una soluzione per noi vampiri. Occhiali da sole? Perché? Metti che ne perdo uno, almeno c'ho quello di riserva, no? Quanto sei stupido, Vitale! Ma io non so dove nascondermi! Dove mi posso nascondere? Dietro un albero? In mezzo a un cespuglio? Sotto una pietra? Non lo so! Dove posso andare? Dove saranno finiti quei maledetti cagnacci? Ma da qua, sul terrazzo, riuscirò a vedere ogni nascondiglio! Sono nascosto bene qui? Ma quello è Lex! Sta provando a nascondersi. Adesso gli faccio prendere un colpo. Speriamo che nessuno mi veda. Guardate, questo cespuglio gigante è il nascondiglio perfetto per nasconderci dai vampiri, vero? Sì, non ci troveranno mai! Ah, andiamo! Non ci posso credere! Sento odore di... mela! Eh sì, effettivamente sono delle mele queste! Aspetta, sento anche odore di lupo! Lupaccio bagnato! Puzza di pelo di lupo! Dove saranno? Eppure sento puzza di lupo! Ho girato due volte, non c'è niente, sarà da un'altra parte! Che stupido quel vampiro! È stupidissimo! È passato troppo tempo e ancora non c'è traccia dei lupi! Vitale! Ma cosa stai facendo? Sto giocando con la palla, no? Vitale! Sì. Tu sei un genio! Grazie! Modestamente, molti mi definiscono un genio! Questa non è una palla! No? Questa è la luna piena! Sì, la luna piena! E sai che cosa attrae i lupi?
La carne? No, Vitale! La luna piena! Ah, non ci avevo pensato! Che stupido! Così i lupi saranno attratti dalla luna piena e vinceremo la sfida, perché li troveremo! Sei un genio, Verusca! Lo so, grazie! È il momento, ragazzi! Sì, sì. Quando io alzerò la luna, i lupi mannari saranno attratti e verranno qui! Che bello, vai! La luna piena! Non è giusto! Avete usato un nostro punto debole per attirarci qua! Ebbene sì! E abbiamo anche vinto il libro! Potere di Conte Francula! Non è giusto! Questo è imbrogliare! E no, cara lupacchiotta, perché anche voi avete utilizzato a vostro favore un nostro punto debole, ovvero la luce del sole. E si sa che noi vampiri non possiamo esporci. Sì, ma poi comunque voi avete trovato la soluzione. Noi non abbiamo nulla per proteggerci dalla luna piena. Invece voi avete gli occhiali da sole. Infatti. Bla bla bla. Tanto voi ho forse perso lo stesso. Perché uno di voi, alla mia vista, è scappato. Già. Eh sì, è proprio così. Lupo Lex è scappato. Fifone. Come vi permettete a parlare così di mio fratello? Infatti, e poi... Se la mettete così, nell'utilizzare il nostro punto debole, allora anche noi utilizzeremo un vostro altro punto debole. Infatti, voi ne avete due e noi solo uno. No, in realtà noi ne abbiamo anche uno. Vabbè, comunque, beccatevi queste! Ma quello! Aia! Cipolla! Ma sei cretino? Sì. E aglio! Aglio! Sono stupidi! Ben vista! Così imparate! Non ci resta che andare a prendere il libro! Presto! Sì! Noi lupi abbiamo vinto la challenge! Il libro, la città stregata! D'ora in poi potremo tradurre tutti i messaggi segreti con l'alfabeto segreto! E se non ce l'avete ancora, correte a prenderlo in libreria! Oppure online! Ciao!